Sono già una cinquantina i lodigiani che sono stati salvati grazie all'utilizzo dei tanti defibrillatori collocati in città. È il dato confortante emerso durante la consegna di una di queste apparecchiature alla Biblioteca Laudense di Via Solferino. L'ha ricevuta il sindaco Sara Casanova dalle mani di Gino Biasini, presidente del Rotary Club Lodi. Presente alla cerimonia anche Mario Orlandi, referente del progetto Vita Lodi, che punta ad estendere ovunque la disponibilità di defibrillatori essenziali in caso di infarti improvvisi. Il Rotary Club Lodi al servizio della città. Come mai questa scelta? Ma questa è una scelta in continuità con la storia del club. Rotary Club Lodi da almeno 10 anni, in continuità con diversi anni alternandosi, dona alla città i defibrillatori. Quindi è un service che abbiamo sempre sentito, proprio perché è un service, la donazione del defibrillatore aiuta ed è a vantaggio di tutti i cittadini e salva le vite. Quindi ci sentiamo particolarmente orgogliosi di questo dono, ecco. Questo in particolare verrà installato in biblioteca. La scelta della biblioteca com'è nata? La scelta della biblioteca è nata visto proprio all'interno del club. Siccome il periodo di pandemia ci ha impedito di trovarci con le conviviali, durante le nostre conviviali in videoconferenza, per cercare di rendere maggiormente partecipi tutti i soci del club alle scelte del club, ho indetto sostanzialmente un sondaggio tra i soci per l'identificazione dei luoghi dove posizionare i defibrillatori. Ed è caduta la scelta sia sul Teatro Le Vigne che sulla biblioteca, ma è stata una volontà dei 52 soci del club. Questa iniziativa proseguirà anche per i prossimi anni? Non spetta a me dirlo, ma non credo proprio di sì, perché i presidenti, come usi e consuetudine del club, c'è questo service e quindi ogni presidente che ricopre il ruolo pro tempore del club ha sostanzialmente un ambito di discrezionalità per la scelta dei service. Però questo viene ripetuto normalmente con costanza perché viene sentito da tutti i soci. Quindi penso di sì.